Pollicioni verdi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di quattro concimi, o meglio faremo quattro esempi di concimi da dare al prato prima che arrivi l'estate. Vedremo quattro tipologie diverse, prenderemo spunto da quattro prodotti per fare una riflessione intorno alla scelta che devi fare per il fertilizzante da dare al tuo manto erboso. Prima di partire, una piccola premessa. Prima di parlare delle caratteristiche del concime, cerchiamo di mettere a fuoco assieme perché è così importante concimare e nutrire il prato prima dell'estate. Beh, sappiamo tutti che per quanto riguarda il manto erboso, la stagione estiva rappresenta il periodo più stressante in assoluto, periodo nel quale le alte temperature, la siccità, gli stress termici, biotici, le malattie fungine mettono a dura prova la salute del manto erboso e da qui l'importanza di portare il prato a quella massima capacità di contrastare gli stress estivi. E quindi non possiamo andargli a fare mancare i nutrimenti base, quindi da una parte delle piccole quantità di azoto, e dico delle piccole quantità perché, come vedremo, rispetto ai concimi primaverili, i concimi estivi o preestivi hanno un contenuto di azoto che quasi sempre è ridotto in misura minore perché il prato non consuma in misura minore. Ma c'è un elemento importantissimo da dare al prato prima della stagione estiva o comunque durante la stagione estiva, che è il potassio. Il potassio è un vero e proprio antistress. Come funziona la protezione, l'induzione, la massima resistenza, la fortificazione del potassio, non entreremo qui nel dettaglio, ma ci basta solamente sapere che il potassio è uno degli elementi che garantisce una regolazione osmotica, una regolazione del turgore idrico nelle piante quando è ottimale, quando si verificano delle alte temperature, ad esempio. Ma il potassio poi svolge delle azioni di stimolazione dello sviluppo radicale, estremamente importante durante la stagione estiva, e rende la pianta più turgida, più capace di contrastare le patologie fungine. Il potassio è un elemento per cui che solitamente viene dato al manto erboso durante le stagioni termicamente stressanti. Quindi i concimi che vengono utilizzati per la stagione estiva sono i cosiddetti concimi potassico-azotati, cioè dei concimi che hanno un elevato tenore di potassio che viene molto più consumato durante la stagione estiva rispetto all'azoto che invece deve essere in misura ridotta ma comunque presente. Ok, messo a fuoco quelle che sono le caratteristiche del concime, cerchiamo di proporre, di vedere assieme quattro tipologie di concime che puoi scegliere per il tuo prato, e lo faremo prendendo spunto da quattro prodotti che ho qui al mio fianco e partiremo, direi di partire subito da questo. Ovviamente una piccola premessa, anzi due premesse. La prima è: rimani con noi fino alla fine di questo video perché al termine ti darò tre consigli per fare in modo che questa concimazione sortisca il massimo effetto. E poi un disclaimer: prenderemo spunto, cercherò di darti quattro tipologie di concimi diversi, prendendo spunto dai concimi che conosco, che utilizzo, che sono i concimi che troverai anche nello store di Best Prato e che sono linkati qui sotto. Ma ovviamente questo è un pretesto, non sono qui a fare pubblicità di questo ottimo concime, per l'amor di Dio, ma voglio semplicemente trarre spunto da questi concimi per darti delle indicazioni di scelta qualora tu decidessi di non acquistare nel nostro store, oppure decidessi che non ti sono simpatici i brand e i marchi che ti proponiamo. Insomma, sentiti libero poi di fare, perché utilizzeremo questo come traccia per dare le caratteristiche dei concimi giusti. Allora, partiamo da questo. Questo è un concime che potremmo definire hobbistico. Okay? Che cosa significa fare la scelta
di dare un concime hobbistico. Significa essere abbastanza attenti anche al costo, ovviamente, volere però un concime con le caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, cioè un concime che abbia un elevato tenore di potassio, in questo caso parliamo di una presenza di 20 unità di potassio, e che abbia una discreta quantità di azoto, in questo caso questo concime ha 13 unità di azoto. Ma allora che cosa fa la differenza tra un concime hobbistico come questo e ad esempio un concime un po' più evoluto come questo, oppure un concime addirittura professionale come questo? Ecco, questo cercherò di dipanare questi dubbi e partiamo appunto da questa scelta. Questo è lo Slokay, abbiamo detto, concime è comunque un potassico azotato, perfetto per l'estate, ma che cosa contraddistingue la sua caratteristica di essere hobbistico? Beh, sicuramente il sistema di rilascio dell'azoto. Questa è la grande differenza che unisce, che crea, diciamo, quella gerarchia di concimi. Per quale motivo? Perché all'interno di questo concime è presente sia azoto in una quantità anche corretta, no? 13 unità di azoto sono sicuramente una quantità corretta per l'estate, ma la forma presente dell'azoto all'interno di questo concime è una forma il cui lento rilascio, diciamo, non è super prestazionale. Non sto dicendo che è un brutto concime, sto dicendo che devi essere consapevole che durante la stagione estiva un concime, un fertilizzante, dovrebbe avere un sistema di rilascio che garantisce una distribuzione omogenea per 2 mesi, indipendentemente da quanto poi noi andremo a irrigare il prato. Essendo l'azoto di questo concime presente al proprio interno sotto formato di soprattutto di 3% di azoto ammoniacale, quindi un azoto a pronto effetto, non super mega indicato per la stagione estiva, ma ripeto, è un concime hobbistico, ottimo, è una presenza di urea, di azoto ureico con una ricopertura di formaldeide, non entro qui nel dettaglio, a quei sistemi che permettono un lento rilascio, dell'azoto ureico formaldeide. Cosa vuol dire? Un sistema di lento rilascio che è influenzato, diciamo, dalla presenza, dalla carica di microrganismi del terreno. Quindi è un sistema abbastanza affidabile, un sistema che permette un lento rilascio non estremamente registrato. Sicuramente questa è una ottima scelta da fare nel momento in cui non hai delle esigenze super professionali, vuoi però garantire al tuo prato una concimazione prima dell'estate. Mi raccomando, pollicioni verdi, non saltate questa che è una delle 4 concimazioni fondamentali. Se vuoi un prato sano, forte e bello tutto l'anno, è necessario che tu lo concimi a primavera, prima dell'estate, alla fine dell'estate e prima dell'inverno. Senza se e senza ma non si può eludere questa regola, perché non esistono concimi che sono in grado di nutrire il prato per 12 mesi, per cui devi intervenire almeno queste 4 volte base. Allora passiamo a uno step successivo. Questo concime, che si chiama Pro Life ed è sempre degli amici della Botos, io lo inquadro, è un ottimo concime, io lo inquadro all'interno di una categoria che potremmo chiamare hobbista evoluto. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo concime, di nuovo, un concime potassico azotato, andiamo a leggere nell'etichetta quante unità di potassio, vi ricordo prima eravamo a 13,520, andiamo a vedere qual è la composizione di questo, che è un 10,515. Ora, come vedete, ha un titolo di azoto e un titolo di potassio leggermente inferiore. Vuol dire che questo concime è inferiore allo Slokay? Ho detto che questo è un concime hobbistico evoluto, quindi ha un qualcosa in più. Voi direte, ma Fabio, come? Ha meno azoto e meno potassio, perché lo consideri più evoluto? Perché? Perché al proprio interno ha degli altri elementi che fanno in modo, ne parleremo nei 3 trucchi finali, che questo concime abbia un'efficacia più elevata. Ha
Perciò al proprio interno un po' di sostanza organica, ma quello che rende questo concime particolarmente performante è la tipologia dell'azoto presente. Ok, abbiamo visto, ha un 15 unità di potassio, è arricchito con altri elementi, ottimo concime da dare prima dell'estate, ma la chicca di questo concime è che l'azoto ha un sistema di rilascio chiamato osmotico, che chiamiamo osmotico, o meglio è un polimero osmotico, significa che sulla base della temperatura si espande, ok, quindi non si scioglie sulla base dell'acqua, che potrebbe, diciamo così, dilavare un po' i nutrimenti, come succede in questo caso, no? Andiamo a dare questo concime e l'azoto, che è facilmente dilavabile dall'acqua, in seguito a numerose e frequenti irrigazioni o numerose e frequenti piogge, tende a dilavarsi. Non succede così in questo caso, perché una buona parte, non completamente, non tutte le 15 unità, le 10 unità di azoto hanno questo sistema, diciamo, ricoperto da questo polimero, mi pare, non c'è scritto, mi pare l'80%, quindi circa l'80% dell'azoto è ricoperto da questi sistemi di lento rilascio. Quindi ottimo concime, troverai il link in descrizione. Ripeto, se vuoi utilizzare questo video per parametrare quello che tu fai normalmente, ecco, la differenza sostanziale tra questi due concimi e tra tutti i concimi che trovi in commercio è che da qui abbiamo alto tenore di potassio, ma un sistema di rilascio dell'azoto, diciamo così, non super performante. Ecco che qui, quando l'azoto viene ricoperto da queste membrane polimeriche, il sistema di rilascio va ad un altro livello. Passiamo ulteriormente di categoria e passiamo alla categoria professionale. Qui con me ho due prodotti esempio, eccoli qua. Anche questi li troverai nello store di Mestrato, anche questi li troverai linkati qui sotto o qui sopra, dipende da dove vedrai questo video, cioè sul nostro canale Facebook o su YouTube. Qui abbiamo un prodotto che gli amici della Bottos hanno chiamato Summer Key e qui abbiamo un prodotto che gli amici della Bottos hanno chiamato Autumn Key. Summer in inglese sta per estate, Autumn in autunno. E voi direte, ma come fai? Ci proponi anche un concime per l'autunno? Assolutamente sì, rimani con me fino alla fine perché adesso ti spiego tutto quanto. Per prima cosa andiamo a vedere i titoli, cioè quanto potassio e quanto azoto hanno questi concimi. Abbiamo detto che il potassio è la cosa più importante per l'estate. Summer Key ha un contenuto di potassio di 30 unità. Sì, hai sentito bene, 30 unità. Non credo che esista in commercio un concime che ha un contenuto di potassio così elevato. Per cui questo è il concime per eccellenza da dare durante la stagione estiva, ma attenzione, c'è una discriminante. Andiamo a vedere questo, l'Autumn Key ha 25 unità di potassio, quindi come vedi 30-25 elevatissimi, questo è il motivo per cui questi prodotti che hanno questi titoli così elevati, io li categorizzo nella famiglia dei professionali. Andiamo adesso a vedere l'azoto, quanto azoto ha questo concime e quanto ne ha questo. La quantità nel Summer Key è di 10 unità, quindi poche unità, ed è corretto per un concime puramente estive. Nel caso dell'Autumn Key ne abbiamo 21, più del doppio. Ok? Prima di capire allora qual è la scelta giusta di un concime professionale per il tuo prato, facciamo solo una piccola considerazione relativamente all'azoto presente. Abbiamo detto qui urea formaldeide, sistema di rilascio, diciamo, non top, buono, ma non top. Qua l'80% sistema di rilascio osmotico polimerico, quindi l'80% top. E qui, signori miei, abbiamo il 100% polimerico. Eccolo qua. Questi sono i concimi professionali, altissimo contenuto di potassio e contenuto di azoto diverso, ma 100% con sistema di lento rilascio che garantisce
la cessione di questi nutrimenti in condizioni di alte temperature senza il rischio di dilavamento. Okay? Quindi ecco il motivo per il quale questi concimi sono nella famiglia dei professionali. Ora, 10 unità di azoto, così come sono presenti nel Summer Cay, oppure 20 unità di azoto, così come sono presenti in Autumn Cay. La scelta dipende da che cosa è successo e quanta fame di nutrimento ha il tuo giardino. Mi spiego meglio. Tutti veniamo fuori da una primavera piuttosto umida, purtroppo in alcuni casi anche eccessivamente umida, no? Abbiamo visto le tragedie dell'Emilia-Romagna, salutiamo gli amici emiliani romagnoli. Per cui cosa è successo in questa primavera? Che il prato è cresciuto tantissimo e per cui ha consumato molto molto azoto nel proprio terreno. Quindi a seconda di quanto azoto manca nel terreno andremo a intervenire con un concime più propriamente estivo, poco azoto, oppure con più azoto. Diciamo che in molti casi, se tu hai fatto una concimazione, ormai è passato un mese e mezzo e c'è stata tanta pioggia nelle tue regioni, ecco che il mio consiglio è di spostarsi su un po' più di azoto, piuttosto che se invece questo video magari lo vedrai a metà giugno, ok, tuo prato è comunque in una buona situazione, andrai a dare un contenuto di azoto leggermente più basso, ok? Bene, questi erano, diciamo, quattro indicazioni che solitamente rappresentano le quattro indicazioni di base di tutti i prodotti che troverai nei negozi, negli store, non solo delle marche che ti ho proposto io. Prima di concludere questo video, ti do tre suggerimenti significativi per fare in modo che queste concimazioni sortiscano il massimo effetto. Troverai tutto quanto nella descrizione di questo video, quindi link ai prodotti e anche a questi suggerimenti. Allora, primo suggerimento, la distribuzione. Un suggerimento semplice, un suggerimento facile. Anzi, andiamo per ordine di lavorazione. Quindi tre suggerimenti a partire da cosa fare prima, cosa fare durante e cosa fare dopo. Quindi la distribuzione riguarda cosa fare durante, quindi secondo consiglio. Primo consiglio, cosa fare prima? Prima sicuramente si può fare un taglio, 24 ore prima, ma non è qui che volevo focalizzare la tua attenzione. Volevo focalizzare la tua attenzione sulla capacità di scambio cationico del terreno. Fabio, che paroloni, cosa significa? Significa che a seconda della quantità di sostanza organica che è presente nel tuo terreno, il tuo concime può sortire un effetto migliore o peggiore. Bassa presenza di carbonio organico, scarsa abilità del terreno di cedere i nutrimenti, ergo bassa efficacia del tuo concime. Alta presenza di sostanza organica, alta presenza di carbonio organico nel tuo terreno, alta capacità di scambiare quegli elementi da parte del terreno, enorme efficacia della tua concimazione. Quindi avrai capito anche tu che il primo consiglio è quello di somministrare, se hai il dubbio che il tuo terreno sia povero di sostanza organica, e se non lo sai ti consiglio di fare questo trattamento, andare a distribuire della sostanza organica di tipo liquido, ribadisco di tipo liquido, per elevare in maniera quasi istantanea nel giro di qualche giorno la capacità di scambio cationico del tuo terreno. Solitamente si utilizzano i prodotti liquidi che vengono diluiti nella pompa irroratrice, distribuiti nel prato e poi acceso l'impianto di irrigazione, trattamento che puoi fare appunto associato all'irrigazione del tuo prato oppure a sfruttare un temporale. Nella descrizione di questo video troverai degli esempi di prodotti da utilizzare. Secondo consiglio, durante la distribuzione è molto molto importante fare attenzione affinché i granuli vengano rilasciati nella maniera più omogenea e uniforme possibile. Allora in questo caso io consiglio di utilizzare sempre un carrellino, meglio se di tipo rotativo, e di dividere la quantità da distribuire in due parti,
Ok, quindi solitamente facciamo finta che tu scelga il super concime Autumn Key professionale con anche tanto azoto, da qui anche di nuovo l'enorme importanza di una distribuzione attenta. Questo è un concime che solitamente la distribuzione varia da 25 a 35 grammi per metro quadro. Quindi io andrò a tarare il mio carrellino affinché faccia una distribuzione di 15-16 grammi al metro quadro e farò una distribuzione in un senso e dopodiché una distribuzione a 90 gradi. In questa maniera gli errori, l'uniformità avviene molto più omogenea, la distribuzione avviene molto più omogenea e il concime raggiunge tutte le piccole piantine del prato in maniera più rapida e senza pericoli di eccessi e quindi di scarsa efficacia. Ultimo consiglio riguarda un'operazione da fare dopo. Abbiamo detto aumentiamo la capacità di scambio cationico del terreno con trattamento radicale di sostanza organica, distribuiamo il concime con un bel carrellino, il concime arriva nel terreno, la pianta lo assorbe bene. Una volta che la pianta ha assorbito il concime, noi possiamo aiutare la pianta a fare quella che i tecnici chiamano traslocazione degli elementi nutritivi. Significa sostenere la pianta che deve, prendiamo un filo d'erba, qua vedrete dei fili d'erba molto lunghi perché sto aspettando un rasaerba nuovo che dovrebbe arrivarmi dopodomani per fare un test di nuovo di nuovi tagli. Ecco, questo veramente un filo d'erba molto molto alto, siamo quasi a 10 cm, il prato che vedete alle mie spalle andava tagliato ieri, in realtà non l'ho fatto per il motivo di cui ho detto. Ad ogni modo, quando dall'apparato, vediamo se riusciamo, eccolo qua, dall'apparato radicale del nostro praticello, attraverso i peli radicali, il prato, la pianta assorbe gli elementi nutritivi, cosa deve fare poi la pianta? Sostanzialmente deve far sì che i nutrimenti raggiungano tutte le parti, anche quelle più distanti. Quindi deve far sì che l'elemento nutritivo sia traslocato fino alla sommità. Molto importante questo. Questo fenomeno può essere aiutato, può essere reso molto più facile con delle stimolazioni. In questo caso si utilizzano degli idrolizzati proteici, quindi un trattamento che io consiglio di fare circa 4-5 giorni, una settimana dopo la distribuzione del concime, che serve appunto ad aumentare la traslocazione, l'efficacia finale della nutrizione. Ok? Quindi, pollicioni, questo era quanto volevo dirvi. Quattro concimi, quattro esempi di concimi da dare nel prato. Facciamo un piccolo recap finale. Puoi fare una scelta di tipo hobbistico. Allora, il concime va scelto come un potassico azotato. Va distribuito prima che arrivi il caldo più intenso. Puoi scegliere dei concimi che sono diversificati da un punto di vista della quantità di potassio, della quantità di azoto e del sistema di distribuzione dell'azoto. Più il concime ha un sistema di distribuzione dell'azoto controllato, più si sposta nel range dei concimi di tipo professionale e ahimè, ma è inevitabile, costa un po' di più. Però parliamo veramente di un costo a metro quadro molto basso, dal mio punto di vista. Poi io tendo sempre a consigliare di fare delle scelte di concimi più prestazionali. Una volta che hai fatto la scelta del tuo concime e devi fare la distribuzione, accertati che vi sia una elevata presenza di sostanza organica nel terreno, nel caso contrario somministra della sostanza organica, fai attenzione alla distribuzione incrociando il metà dosaggio ed infine, se lo ritieni, se sei un super pollicione verde, fai anche un trattamento per aumentare la traslocazione. Bene, questo video si conclude qui, come sempre ti ricordo di mettere un piccolo mi piace, un gesto per te, piccolo per noi, molto molto importante, prendi in considerazione di iscriverti anche al nostro canale YouTube attivando la campanella qui sotto per venire avvisato di quando usciranno i nuovi video. In descrizione troverai tutto, beh, che dire, buon lavoro, ciao a tutti, al prossimo video!